Benvenuti, mi sembra che sia questa un'occasione di incontro importante perché grazie allo sforzo dell'amico Fabrizio di Olaiuti oggi affrontiamo un tema che è veramente molto importante, soprattutto se lo contestualizziamo anche rispetto appunto al momento che stiamo vivendo e alla situazione del conflitto in Russia e quindi a tutte le difficoltà che ne derivano, oltre naturalmente a quelle dal punto di vista umanitario, però che riguardano il caro energia, il caro materiali. Allora, che sono segretaria della Commissione Ambiente qua alla Camera, ho deciso di accettare l'invito di Fabrizio, oltre che naturalmente per l'amicizia che ci lega, ma anche perché credo che sul tema dei rifiuti si debba in qualche modo provare a dare un altro punto di vista. Per tanti anni, quando si parlava di rifiuti, se ne parlava in termini quasi negativi, cioè il rifiuto non si sa come, ma non si sapeva dove doveva andare a finire, tant'è che abbiamo purtroppo invaso i mari, gli oceani, abbiamo riempito di scariche, abbiamo inquinato tantissimo. Oggi credo che sia aumentata la consapevolezza nel dire che i rifiuti vanno gestiti in qualche modo e quindi anche quelle parti politiche che in passato hanno ostacolato ogni tipo di impianto e ogni tipo di modernizzazione di questi processi debbano fare una riflessione in più e cercare di aiutare tutti quanti noi a trovare soluzioni che siano minore impatto per l'ambiente, ma e che siano in qualche modo magari anche utili per l'ambiente, perché quando parliamo di ambiente parliamo di un mondo, tant'è che se dovessimo oggi analizzare i soldi del PNRR che arriveranno, ci accorgeremo che circa il 50% andrà appunto in ambiente. Ambiente vuol dire tutto oggi, è quello che ci circonda, quindi è la nostra vita. Dicevo, ho accettato con piacere questo invito, l'ho accettato proprio perché credo che se ne debba parlare. Ho apprezzato molto lo sforzo che ha fatto l'autore del libro nel raccogliere anche i dati, perché quando si parla di queste tematiche non sempre è semplice riuscire a colpire l'attenzione del lettore o l'attenzione del cittadino, perché sono tematiche, appunto, come dicevo prima, che possono anche essere considerate un po' noiose o comunque non di interesse di ciascuno di noi, no? Un po' come se, vabbè, ma qualcuno se ne occuperà, io non me ne devo occupare, qualcuno se ne occuperà. E quindi invece raccogliere i dati, raccoglierli seriamente per poi arrivare a fare delle sintesi, come appunto ha provato e proverà a fare magari anche nella giornata di oggi. Penso che sia davvero importante. La sensibilizzazione del cittadino è importante perché nella produzione del rifiuto intanto bisogna che ciascuno di noi sia in grado di produrre meno rifiuti possibili, di differenziarli, sapendo che poi grazie a quello sforzo che sta facendo si potranno ottenere anche risultati positivi. Quindi l'impatto zero, riuscire a grazie al rifiuto produrre energia o comunque avere un riciclo tale da poter produrre altri materiali oppure comunque a non impattare sull'ambiente. Quindi questo credo che sia il più grande sforzo. La narrazione, dicevo, è importante e bisogna dirlo a tutti. Quindi io ora lascio la parola a Fabrizio che ci racconterà meglio da dove nasce questa idea, tutto quello che gli è costato poterla costruire e quali sono anche un po' i suoi pensieri per il futuro, insomma, quelli che possono essere gli obiettivi che ci suggerirà di raggiungere dopo aver studiato così tanto i numeri e le tematiche. Grazie. Buongiorno, intanto volevo ringraziare sia l'onorevole Gagliardi e la sua preziosa collaboratrice Stefani che mi ha dato una grande mano e ringraziare Giacomo Cherici perché se questo libro esiste è grazie anche al contributo, all'impegno di questa centrale totale di recupero zero spreco di Arezzo.
di cui poi Giacomo ci spiegherà bene le cose, che è un fiore all'occhiello nel panorama degli impianti italiani. Che succede? Succede che noi mangiamo un chilo circa di cibo al giorno e produciamo un chilo e mezzo di spazzatura. E questa spazzatura noi la dividiamo, siamo bravi, siamo diligenti, in gran parte d'Italia fa la raccolta differenziata, con insomma, un po' di differenza tra il nord e il sud, ma in generale come raccolta differenziata siamo messi bene. Ma la domanda che dobbiamo farci è: che fine fanno i sacchetti della spazzatura una volta che l'abbiamo messi fuori dall'uscio di casa? Dove va la carta? Dove va l'organico? Dove va il vetro? Dove va la plastica? Dove va? Ecco, io mi sono posto questa domanda e durante il periodo della clausura mi sono anche molto appassionato, ho rotto le scatole a Giacomo anche alle 2 di notte, tanto non c'era il senso del tempo in quel periodo, ho disturbato l'Università di Padova, ho avuto due angeli custodi che voglio ringraziare, oltre a Giacomo e a Isa, la professoressa Lavagnolo e Francesca Boggia, che è stata veramente una ragazza squisita nell'aiutarmi, perché sono ingegneri, nei meandri dei dati dell'ISPRA, eccetera. È venuto fuori un libro che rispecchia un po' anche il mio spirito, perché io sono per natura uno che ama scherzare, un provocatore, un cane sciolto, ecco, diciamo così. E quindi una sera siamo andati, e qui è colpa di un Syrah di Cortona, che è un gran bel vino, e io e Giacomo siamo andati a mangiare Arezzo in un bel ristorante, e dopo due bottiglie è venuto fuori Spariturum Maleche Bubu. Spariturum Maleche Bubu, che cos'è? È la formula magica con cui spariscono i rifiuti una volta messi fuori dall'uscio di casa. Ecco, ma voglio farvi alcuni esempi, no? E ora si dovranno fare gli impianti di trattamento, si dovranno fare, perché con il gasolio ai prezzi che ci sono si dovranno fare. Vogliamo giocare anche un attimo, cosa hanno in comune Luca Zaia e l'altro governatore, visto che siamo in un posto istituzionale che non mi ricordo mai il nome, Vincenzo De Luca. Cosa hanno in comune? Cioè, uno è soprannominato lo sceriffo, l'altro invece è il doge, quindi non hanno certo in comune il soprannome. Uno è di un partito, la Lega, l'altro è di un altro partito, anche se è un po' a modo suo questo De Luca. E cosa hanno in comune? Hanno in comune 218.000 tonnellate di rifiuti organici che tutti gli anni partono dalla Campania e vanno in Veneto. Detto in toscano, e non so se si può dire questa cosa in una zona, no, così, ma in fondo è una bischerata, no? La diciamo. È una bischerata, perché se De Luca si facesse i propri impianti eviterebbe di inquinare mezzo mondo, risparmierebbe dei soldi. E quindi bisogna fare gli impianti. Per quale motivo? Ecco, io ho fatto un elenco, qui ora purtroppo con la mascherina e gli occhiali è terribile, no? Le 218.000 tonnellate, dico, ma per quale motivo? Gli avanzi della pastiera napoletana, della impepata di cozze, di salsicce e friarelli o del polpo affogato finiscono negli impianti di trattamento dei rifiuti gestiti da Luca Zaia e vanno lassù. Poi De Luca paga, l'altro riscuote e più ci fa biometano, energia elettrica e compost. Questa è un'assurdità tutta italiana, cioè di questa bilancia, come fosse una bilancia di import-export tra regione di rifiuti organici, cioè la Campania ne manda 218.000 tonnellate in Veneto, 38.000 tonnellate in Lombardia, 35.000 tonnellate in Piemonte, 29.000 tonnellate in Emilia Romagna, 22.000 in Friuli Venezia Giulia. Cioè il Veneto importa, quell'altro esporta di là, la Toscana, cioè basta, bisogna fare gli impianti.
vogliono come il pane. E allora, a proposito di impianti, io do la voce a Giacomo Cherici, che è il presidente di questo modello eccezionale, che è la centrale totale di recupero zero spreco di Arezzo. Presidente, ne ha facoltà. Può parlare. Grazie onorevole Fabrizio. Chiaramente Fabrizio lancia una provocazione intelligente, e sulla base di una provocazione di questo genere ad Arezzo è successa una cosa molto importante: è stata fondamentalmente cambiata la narrazione, quella che era proprio la narrativa, appunto, come l'onorevole Gagliardi prima ci diceva, sulla impiantistica dei rifiuti. Perché questo? Perché abbiamo degli esempi di impiantistica nel nord Europa a cui riferirsi, abbiamo delle normative di riferimento estremamente precise e dettagliate, quindi alla fine non manca nulla, forse ci sarà un vulnus appunto in quella che è la narrativa. Su questa base ad Arezzo è avvenuto un piccolo miracolo, se posso dire, perché in un'impiantistica totalmente pubblica, e grazie ai tecnici che vi lavoravano, i miei colleghi, è stato completamente rovesciato il concetto di termovalorizzazione, questa cosa che fa tanto paura. È stato rovesciato perché la termovalorizzazione è stata posta in posizione sussidiaria e utile solamente a processare gli scarti provenienti dalle raccolte differenziate, andando ad annullare tutto quello che era un traffico, una migrazione di rifiuti verso magari impianti lontani, obsoleti, quindi più inquinanti, più costosi. Quindi questo ribaltamento della narrativa ha consentito, nel giro di pochi anni, di ristrutturare completamente la centrale di recupero di San Zeno, che si è trasformata da vecchio impianto di incenerimento fondamentalmente a un qualcosa che oggi è sul libero mercato, è in R1, e quindi si pone come gestore e soprattutto trasformatore dei rifiuti in risorse, sia sotto le forme del riciclo, quindi tutto il recupero di materia, sia sotto le forme del recupero energetico, andando a produrre corrente elettrica, materie prime seconde, biometano, mettendo a disposizione quindi dei cittadini la corrente elettrica nel distributore di corrente che è appunto ai margini dell'impianto e prossimamente nel distributore di metano. Questo allo stato attuale permette solamente nella partita di petrolio equivalente di risparmiare qualcosa come 74.000 tonnellate di petrolio equivalente all'anno. Sulla partita del metano permette di produrre qualcosa come 95.000 pieni di una media auto a metano, di illuminare circa 35.000 famiglie, ma soprattutto consente di evitare che il settore pubblico perda assolutamente il controllo della gestione del ciclo dei rifiuti, che sotto le raccolte differenziate, una volta che si passa attraverso un impianto intermedio, appunto si perdono in mille rivoli, in mille cambi di codice, e vanno chissà dove. Lo sappiamo dove vanno. Qualcosa è finito per caso in qualche porto del Nord Africa, qualcosa è finito nel Golfo di Follonica. Noi addetti ai lavori, che ci lavoriamo da 25 anni in questo settore, sappiamo bene dove vanno a finire. E sappiamo bene anche cosa c'è dietro a tutta questa partita. È brutto pensare che un cittadino della ridente Cortona, questa città che si affaccia sulla Val di Chiana etrusca, faccia la raccolta differenziata della plastica, per poi magari venire a conoscenza che un certo quantitativo di sovvalli, appunto in plastica, perché il mercato non li vuole, vengono bruciati nei forni delle acciaierie in Austria, a Linz. Questo è brutto. È brutto perché si va a vanificare, da una parte, da un punto di vista ambientale, ogni qualsiasi sforzo. Si va ad aggravare la bolletta che tutti i cittadini attraverso il sistema ARERA pagano. Quindi anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo. Ma si va anche, e questa è la cosa peggiore, ad ingenerare nel cittadino il dubbio: tanto mettono tutto insieme, tanto buttano via, si è sempre fatto così, quindi no all'inceneritore, no alla discarica, e poi ci troviamo appunto oggi 2 di marzo, in un mondo totalmente diverso a quello della settimana scorsa.
Oggi ci troviamo qui a renderci conto che forse se tante nostre province come Arezzo, da 350.000 abitanti, avessero la capacità di produrre quei 95-100.000 pieni di metano all'anno, di illuminare quelle 40.000 famiglie, di produrre quel compost, quel teleriscaldamento, le cose potrebbero andare, non dico meglio, ma un pochino meglio. Quindi ecco, la narrativa è fondamentale, questo cambio assoluto di rotta, ma soprattutto cominciare veramente a far capire che ci sono normative di riferimento estremamente corrette, estremamente approfondite, studi epidemiologici di riferimento, perché chiaramente la regione Toscana, che non è l'ultima regione del mondo e che ha degli ottimi professionisti, ci ha dato tutta una serie di prescrizioni e indicazioni, cosicché siano stati possibili anche degli studi epidemiologici che hanno dimostrato che quello che poteva essere un impatto sulla salute di un'impiantistica di questo tipo qui era infinitamente più piccolo e meno dannoso rispetto all'impatto che noi subiamo costantemente avendo non so quanti mila camion sulle nostre autostrade avanti e indietro. Quindi si tratta semplicemente di andare un pochino a rispolverare dei vecchi modi di calcolare quella che è la nostra impronta ecologica nell'ambiente, che possano misurare tutto quello che è una fonte emissiva, una fonte di impatto ambientale, di inquinamento, per andare a realizzare e a modernare e dotare di linee a servizio, quindi sussidiarie per la lavorazione di questi scarti, gli impianti, almeno gli impianti esistenti. Non farlo in una situazione attuale sarebbe un qualcosa di veramente non ambientalista e sarebbe un qualcosa di antieconomico e significherebbe continuare a farsi del male, continuare a comprare tanto gasolio per andare a impattare su impianti lontani e mettere in atmosfera cose non controllate dal settore pubblico. Io se posso, mi è venuta un'ulteriore riflessione adesso ascoltando Giacomo. Sicuramente la creazione di impianti limita la circolazione e quindi naturalmente limita anche le irregolarità nel traffico dei rifiuti, ma ancora di più ci sono studi che dimostrano che soprattutto nel nostro territorio ci sono stati momenti in cui si scatenava circa un incendio al giorno dentro quei famosi capannoni abbandonati di aree dismesse del centro e del sud Italia, che producevano una quantità di diossina molto superiore a quella che in un anno, o comunque di fattori inquinanti, che in un anno possono essere immesse nell'ambiente da un impianto, che naturalmente deve essere un impianto moderno, a norma, che rispetti tutti i parametri, dove magari sopra ci si possa anche creare un centro sportivo come accade in impianti importanti del nord Europa. Ecco, aggiungevo soltanto questo mio pensiero, questa mia considerazione, perché credo appunto che quella consapevolezza che dicevo all'inizio passi proprio anche dalla creazione di qualcosa che a norma impedisca il traffico illecito e impedisca che quando si parli di rifiuti si tende sempre a sottendere che sotto c'è anche qualcosa di illegale, perché con i rifiuti, come dicevo prima, non tutti si vogliono confrontare e lo vogliono fare in modo sereno, in modo trasparente. Volevi aggiungere qualcosa? Rispondere a lei? Fa. Sì, grazie onorevole. L'incendio di Via Chiarini è un chiaro esempio a Milano, Via Chiarini, di quello che succede quando si hanno degli scarti da rifiuto, dei rifiuti, dei sottorifiuti, chiamiamoli come ci pare, ma fondamentalmente sono dei rifiuti che si sono generati dalla stessa lavorazione dei rifiuti. Questi scarti vengono spesso accantonati in dei capannoni e poi quando ci sono degli sbalzi di prezzo, magicamente questi capannoni prendono fuoco. Per darvi due numeri, lo smaltimento dei sovvalli fino all'anno scorso costava 130-140 euro a tonnellata, siamo a 220. Quindi voi capite che anche una ditta, un subappaltatore che prende in mano e gestisce queste cose e se le ritrova da doverle portare da qualche parte, può darsi che abbia dei problemi. E i roghi come Via Chiarini dimostrano chiaramente che l'impatto ambientale è devastante se questo settore non viene gestito bene.
perché basti pensare che il nostro camino che tratta i rifiuti, noi viaggiamo nell'ordine delle 220 tonnellate al giorno, come che non è tantissimo, ma comunque non è neanche poco. Il nostro camino emette polveri sottili per 4 kg l'anno, perché ha una capacità chiaramente di filtraggio dei fumi estremamente avanzata, esattamente come la centrale di Copenaghen, forse anche meglio, quando un camion che trasporta i rifiuti ne emette 35 kg facendo 100.000 km. Se noi pensiamo cosa sono 220 tonnellate di rifiuti al giorno e sappiamo che un camion che trasporta rifiuti ne porta 10 tonnellate, i conti sono presto fatti, sono elementari. Infatti è stimato che giri 1,5 milioni di tir all'anno su e giù per la nostra penisola pieno di rifiuti. E questo libro ha come sottotitolo Lettera aperta ai politici sui rifiuti. Perché? Perché in maniera garbata noi abbiamo inteso scrivere questa lettera, siccome i rifiuti sono un problema molto complesso, non si può dare una risposta semplice a un problema complesso, e quindi noi abbiamo scritto 244 pagine con tanto di grafici, con tanto anche di studi su quanti impianti si devono fare e dove si devono fare, perché c'è una distribuzione illogica degli impianti, sono quasi tutti al nord, al centro e al sud ce ne sono davvero pochi, quindi qui c'è anche, si dà anche la soluzione. Ma cosa è successo fino a questo momento? È successo che i politici sono stati vittima del NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino. E quindi cosa dicevano i politici? Io ora mi metto a fare l'impianto che poi nascono i comitati, tra 2 anni ci sono le elezioni, no, facciamo come abbiamo sempre fatto, portiamo via, ci penserà quello dopo. Io dico che ora, mi permetto di dire, essendo un giornalista quindi di pungolo, che per la politica dovrebbe essere giunta l'ora del fare e del guardare molto in avanti, perché sulla base di quello che anche è successo sul discorso delle energie, cioè siamo indietro, dipendiamo molto dalla Russia, no? Ci abbiamo i rigassificatori, no? Cioè la gente si deve mettere in testa che la centrale sua inquina come 8 automobili, come 8 automobili, cioè basta, per cui la raccolta differenziata va fatta. I sindaci che vanno in televisione e dicono mio comune si fa all'85, ma dove la porti la plastica? Non lo so, forse va in Thailandia, andava in Cina fino al 2018, ho capito, ma allora la raccolta differenziata va fatta, è una base, ma non è il fine, dopo ci vogliono gli impianti. E quindi siccome i sindaci hanno questo NIMBY, ecco lo stato attuale, il caos, no? Io qui ho anche delle vignette che ha fatto Piero Corva, molto belline, cascano i rifiuti, ci sono i roghi e poi c'è tutta la parte normativa che l'onorevole, che è anche un avvocato, conosce benissimo, ci sono le leggi europee, ci sono le leggi italiane, ci sono i piani regionali e poi sul municipio c'ho scritto e qui comando io perché c'è il sindaco, no? Solo quello mettere d'accordo. E quindi c'è il viaggio dei rifiuti. E questo viaggio, prima l'ho accennato, genera quello che deve che abbiamo visto. Per cui se c'è qualche domanda, anche perché la cosa è appassionante, per cui per esempio sulla plastica, anche la plastica di cui se ne parla. Sì, sì, prego. Sì, salve, buonasera. Avrei una domanda per l'autore del libro. Vorrei sapere come ha sentito l'esigenza di scrivere un libro su un argomento così controverso, da dove nasce proprio l'idea di un libro così. Ecco, nasce che io sono stato folgorato sulla via di Damasco come il famoso santo. Perché? No, perché? Perché io sono andato a Arezzo convinto di fare un servizio giornalistico e televisivo di quelli contro l'inceneritore. Poi quando mi hanno spiegato come funzionava, io sono rimasto a bocca aperta. E siccome credo che
e lo dico sempre, quello che conta è il giudizio, non il pregiudizio. Io ci sono andato proprio perché non mi piaceva il pregiudizio, volevo vedere con mano e sono rimasto a bocca aperta. Allora poi loro sono persone, siamo toscani, quindi siamo subito, no? E sono tornato, ho fatto altri servizi, poi abbiamo fatto una conferenza interessantissima con i medici, con le associazioni, per parlare proprio di, perché loro sono molto aperti, portano le scuole dentro, cioè non hanno vergogna di far vedere quello che fanno, anzi. E quindi dopo, allora mi è venuto in mente di scrivere il libro Intervista, Cibo, Spreco e Rifiuti, e questo è il sequel, perché è tutto sulla spazzatura. E poi adesso ci ho preso passione e sono diventato uno che... Vabbè, quindi ora gliela faccio io una domanda all'autore, sì, ma è già pronto quindi un successivo approfondimento? Sì, non credo. Semmai potrebbe essere pronto a un'altra cosa, che la dico in anteprima, che ho fatto con un altro libro. Io avevo scritto un libro Intervista al cervello, perché mi piace far parlare le cose. Io a volte parlo anche con la lavatrice, sono molto affezionato al phon perché mi fa caldo, cioè per me gli elementi, no? E allora dico, dopo un'intervista al cervello, questo potrei farci uno spettacolo in teatro. Perché, come si diceva prima nel cambiare la narrazione, se facciamo uno spettacolo in teatro, anche un po' divertente, io credo che, no? Si possa ragionare di spazzatura, va sdoganata questa parola, i rifiuti, la spazzatura, la mafia, le cose. No, l'hai fatti te, lo dice la Comunità Europea, principio di prossimità e autosufficienza. Quelli nati a Roma, chi l'ha fatte le lattine, chi l'ha fatte? Se le devono smaltire i romani, quelli nati a Firenze e fiorentini, abbiamo creati noi, perché li dobbiamo mandare via. Quindi sì, spettacolo teatrale, mi viene a vedere, facciamo anche alla Spezia. Sì, una domanda per Giacomo Cherici. Vorrei sapere se ci può spiegare la differenza fra un termovalorizzatore di vecchia generazione e un impianto di recupero come il vostro. Grazie per la domanda. Allora, la differenza tra un termovalorizzatore di vecchia generazione, quello che eravamo abituati a sentir chiamare inceneritore, perché di fatto inceneriva i rifiuti, e una centrale di recupero totale, per come ci definisce la Regione Toscana, è proprio nella capacità di risolvere il tema distruggo tutto termovalorizzando i rifiuti e creando un'energia di risulta, rovesciando proprio nel cerco di recuperare attivando tutti i tipi di raccolta differenziata nella mia città, nelle mie comunità, e utilizzo la parte di termovalorizzazione solo per la lavorazione degli scarti. Questo cosa comporta? Comporta che la parte di termovalorizzazione, se avanti non esistono i tipi di raccolta differenziata, quindi se avanti non c'è un atteggiamento ecologico, ecocompatibile, ambientalmente corretto, non si può accendere, non può funzionare, perché è deputata alla lavorazione degli scarti provenienti dalle raccolte differenziate. Chiaramente una centrale di recupero totale così organizzata e così definita ha la capacità anche di far fronte ai continui sbalzi del mercato, perché voi mi insegnate che il mercato delle materie prime seconde è soggetto un pochino come il mercato delle bestie, ha degli sbalzi di prezzo, ha delle richieste più o meno forti in determinati periodi, ha dei fermi di mercato. Quindi una centrale di recupero così organizzata ha la possibilità anche di far fronte a questi sbalzi. Veniamo anche a degli aspetti abbastanza importanti, e credo sia utile un po' ripercorrere la storia della nostra centrale di recupero, il vecchio termovalorizzatore. È stata presa in mano un'azienda che poteva considerarsi decotta, che era valutata attorno agli 8 milioni di euro, valore di cespite, doveva essere ceduta, con tutte queste migliorie, queste trasformazioni. Una prestigiosissima agenzia di Milano di rating e di valutazione ci ha dato un valore di 41 milioni di euro, poi sono arrivate le autorizzazioni a processare tutti i rifiuti dell'intera provincia di Arezzo, quindi un quantitativo praticamente doppio. Questo è stato possibile
facendo ricorso, quindi questa crescita, tutte queste implementazioni, investimenti per 37 milioni di euro su un impianto che già ne valeva 41 così modificato, sono stati possibili facendo ricorso alla banca e all'autofinanza interna, rispettivamente 70% e 30%. Quindi sono anche impiantistiche che non vanno a pesare sulle tasche dei cittadini, sono impiantistiche anche realizzabili con cifre abbastanza piccole per il problema che vanno a risolvere. Quindi la vera differenza qual è? È quello di proprio spostare, cambiare la narrazione, spostare la parte di termovalorizzazione in posizione sussidiaria. Esiste perché avanti esistono tutte le forme del recupero, altrimenti non se ne parla. Bravo, è questo che sembra facile. No, è questo quello che dobbiamo, che i politici ci auspichiamo facciano. Sembra facile, non è assolutamente una cosa semplice, però un piccolo libro come questo può servire a muovere le acque, anche perché è l'unico libro in Italia che si occupa di spazzatura da Lampedusa fino a Trieste e dall'organico fino ai rifiuti elettrici, elettronici, calcinacci. Veramente ho preso in considerazione tutto, e quindi speriamo che questo incredibile documento che ne è venuto fuori del caos in cui vivono i rifiuti e noi con loro, insomma, aiuti a muovere le acque. Questo è il nostro obiettivo, perché adesso ho preso il numero preciso, no? Impianti di trattamento biologico in Italia ne abbiamo 222 al nord, 48 al centro, isole e sud 75. La Sicilia porta sempre in discarica quasi il 58%, siamo a dei livelli imbarazzanti quando la Comunità Europea prevede il 10%, e quindi la Sicilia è una terra bellissima. Perché non fare degli impianti e non levare, dismettere piano piano le discariche? Oltretutto le discariche sono solo un costo, mi insegna il nostro esperto, mentre dagli impianti, come diceva lui, potremmo ricavare molte cose. E con la carenza energetica che c'è, a volte si dice le paleoliche, non c'è il vento, no? Ma i rifiuti ci sono, un chilo e mezzo, 2 chili al giorno, li facciamo. Quindi lì il flusso è costante, la materia prima non manca. Prima di chiudere vorrei dare alcune curiosità sulla plastica, perché il problema della plastica deve essere plastic free nell'ambiente, non plastic free con queste manifestazioni che vanno benissimo, ma insomma è un po' come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. La plastica, quando è nata, è stata una scoperta eccezionale. Nel 1963 Natta ci ha vinto il premio Nobel. La plastica ha cambiato il mondo. Solo che di un bene indistruttibile ne abbiamo fatto dei prodotti usa e getta. Di un bene indistruttibile, prodotti usa e getta. Siamo pazzi. Poi la progettazione della plastica dovrebbe già nascere pensando allo smaltimento. Noi, io questo dato l'ho verificato 80 volte e l'ho riverificato prima di pubblicarlo, ho parlato con gli ingegneri. Ecco, noi tutti mangiamo una carta di credito di plastica alla settimana, tutti noi, attraverso le nanoplastiche, le microplastiche. La plastica è nell'aria, la plastica è nell'acqua, la plastica è nel cibo, e noi ne mangiamo una carta di credito a settimana. Ci sono isole di plastica incredibili, e poi per esempio la plastica è stata trovata anche nella placenta. Quindi il bambino già nella placenta mangia la plastica. Si parla di plastocene, cioè la plastica è nelle rocce, segnerà un'era geologica. Insomma, allora qui il discorso si fa ulteriormente complicato, perché chi progetta dovrebbe smaltire, ma ci vuol tanto a fare un tappino nelle bottigliette che sono facilmente riciclabili, ma il tappo è come quello di una tanica, è plastica non buona, quindi va diviso. Si potrebbe fare una legge che impone di fare un tappo
come la bottiglia si potrebbe fare, penso. Quindi la plastica è un problema enorme, ma si può risolvere con la differenziata, si può risolvere quando non c'è da fare altro bruciandola, ma bruciandola con tutte le leggi e tutte le cose, le normative del caso, perché se no è meglio bruciarla che faccia un'isola nel Pacifico grande come gli Stati Uniti d'America. C'è un'isola inquietante che galleggia lì, si muove, grande come gli Stati Uniti d'America, cioè mi viene freddo, no? E questi sono i rifiuti. Bene, io ringrazio Fabrizio Dell'Aiuti, ringrazio Giacomo Cherici per lo sforzo, dico soltanto che vorrei che ci fossero tante altre persone che come voi si sono appassionate per lavoro naturalmente, però comunque anche un po' per uno spirito di sociale, uno spirito di sensibilizzazione a questi temi, perché forse più ne parliamo e più riusciamo ad ottenere buoni risultati. Prego Giacomo, prego. Io sono nato conduttore, per cui a volte anche nel bagno quando mi faccio la barba conduco. Grazie all'onorevole Gagliardi, grazie Fabrizio. Una ultima riflessione che mi è sfuggita prima, perché nella foga di voler dire tante cose, di rendersi utili, c'è un aspetto importantissimo delle centrali di recupero totale: il fatto che l'energia che la linea di termovalorizzazione sussidiaria dà all'impianto è quella che va a sostenere tutte le economie che una raccolta differenziata crea a monte. È fondamentale. Io sono molto preoccupato quando vedo realizzare ad esempio il biodigestore completamente scorporato da un'altra, da qualsiasi tipo di impiantistica, perché quello è un impianto di passaggio che avrà da comprare dell'energia per funzionare e che poi avrà da smaltire a valle qualcosa. Quindi la centrale proprio di recupero totale si organizza essendo autosufficiente, autoproducendo le sue energie, e addirittura il surplus lo destina al territorio. Ecco, questa era la cosa che forse nella domanda che mi è stata fatta prima ho omesso di specificare. L'hai ribadita, grazie. Ma l'avevi detta bene anche prima. Grazie, grazie onorevole, grazie. Una bella foto. Sì, sì, facciamo una bella foto. Tieni. Secondo me ci possiamo alzare. Oh, alziamoci. Tieni, mettiti, però... Sì. Ma l'autore...